carissimi nipoti, ciao, anche oggi filmiamo qui da Firenze in maniera un po' precaria, sapete che io con i miei RAW video grezzi mi sono ricostruita benissimo la mia autostima e guardate oggi per tenerla su ho sempre questo reggiseno che mi fa davvero una seconda piena, non è male. Per chi si iscrive su questo canale ogni tanto parlo di crescita personale e che crescita personale è aiutata da questo bellissimo push up turchese. Il video di oggi in realtà viene in aiuto ad un'amica che ha subito una perdita importante, Mariangela, che io saluto, a cui mando il mio affetto più vivo, sperando di poterla aiutare da dietro la telecamera. Dunque, come superare i momenti difficili? Innanzitutto non vorrei che fosse uno di quei soliti video a 5 punti fatto dall'ultimo guru di internet, per cui ta 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 e in una settimana state bene. Cioè non voglio assolutamente banalizzare la sofferenza o sminuire la sofferenza degli altri, ognuno ha un proprio sentire rispetto a eventi brutti che ci possono capitare. Io 2 anni fa ho perso per esempio uno dei miei 2 bassotti, per me è stata una cosa, qualcosa che mi ha veramente dilaniato e lacerato, però sappiate che a livello neuroscientifico le persone che subiscono un trauma, che subiscono un avvenimento, un episodio molto brutto, ci sono persone che si riprendono bene, che fanno di quel trauma, di quello stress post-traumatico un'occasione di crescita personale e poi vanno avanti per la loro vita più forti, perché fanno tesoro di queste esperienze che al momento sono viste come negative. E ci sono persone invece che purtroppo si chiudono nella loro negatività senza poter reagire, questo non è bene, perché davvero può portare poi ha delle conseguenze brutte nel lungo periodo, sicuramente di perdita di una parte di se stessi, poi per recuperarla non sarà facile. Quindi spero che possa essere invece possa ispirare le persone a trovare la forza di reagire quando ci succede qualcosa di brutto. La prima cosa che posso dire è innanzitutto che gli eventi brutti che ci capitano ovviamente hanno una loro unicità, perché ognuno di noi poi li elabora a propria maniera, ognuno di noi ha un determinato sentire su un determinato avvenimento. Per me perdere il mio cane bassotto 2 anni fa è stato veramente lacerante, molto dilaniante, qualcun altro forse si sarebbe ripreso anche prima, non lo so, però è sbagliato entrare in quel loop di negatività che ci fa pensare oddio perché è capitato a me, non capita a nessun altro, perché Dio ce l'ha con me. I traumi, le cose brutte della vita, gli eventi brutti, sfortunati, prima o poi capitano a tutti, fanno parte della vita e nel lungo periodo, se sappiamo rileggerli con degli occhi più distanti, possono essere, lo so che sembra brutto detto così, ma possono essere in qualche maniera arricchenti. Tanto è vero che io quando ero più giovane pensavo spesso le persone che hanno sofferto nella vita sono forse le persone più vere e forse non sono così distante dalla realtà. Siamo unici perché in quel momento capita a noi quella determinata cosa, ma gli avvenimenti brutti sono davvero trasversali e a questo proposito non isolarci quando ci capita qualcosa che ci fa soffrire può aiutare. Io per esempio quando è morto mio cane bassotto ho cercato subito conforto non tanto nella mia famiglia, perché stava soffrendo alla mia stessa maniera, non riuscivo a relazionarmi bene in quei momenti, quegli giorni c'è stato, quando è mancato il mio bassotto c'è stato un silenzio un po' in famiglia, e anche con mio fidanzato ho cercato molto aiuto online in gruppi di persone che avevano avuto le stesse perdite e leggevo un po' gli stessi sentimenti che avevo io, e quando sentivo commenti di altre persone che mi dicevano letteralmente non ti preoccupare, passerà del tempo, te ne dimenticherai un po', rimarrà il ricordo buono dell'animale senza il trauma, rimarrà il buono della tua relazione con la persona, in questo caso l'animale perso, devi far passare un po' di tempo. Mi è servito molto perché al momento non riuscivo a vedere null'altro che non la perdita appunto della mia adorata bassotta, però ho fatto tesoro di queste parole e ci ho pensato nel tempo ed è andata veramente così. Poi non focalizziamoci su quello che non possiamo cambiare.
Io per un pezzo sono andata avanti a pensare, avrei dovuto fare, se avessi fatto così, se fossi corsa prima, se fossi invece di andare in autostrada a 100 all'ora, 200 all'ora, l'ho pensato in loop per tantissimo tempo. La cosa non aiuta perché fare dietrologia così vuota non aiuta, perché tanto certe cose non si possono cambiare, e porta anche qui un grado di negatività assoluta in cui ci colpevolizziamo per ciò che non era, per ciò che non è stato, per ciò che è stato, per gli errori che abbiamo fatto, che non dovevamo fare. E come dice il vecchio adagio, col senno di poi, si fa molto presto a dire ah sì, col senno di poi, magari, anzi io non penso neanche più dove ho sbagliato, semplicemente è successo, okay. E mi è rimasto un secondo animale che prende tutto l'amore del mondo che veramente gli posso dare. In quei giorni ero in uno stato depressivo assurdo, non riuscivo a muovermi, non riuscivo, e ho smesso in quei giorni di mangiare tutto il cibo che mangiavo, di abbuffarmi dei miei soliti problemi col cibo, e da lì sono ripartita poi con la mia vita. È stata una fatalità orribile per me, ma che ha innescato dei processi stranissimi, per cui non mi sono in quei giorni più avventata sul frigorifero, non avevo neanche le forze, e da lì ho trovato in realtà la forza di ripartire e tornare pulita col cibo, nel senso non più una persona che si abbuffa. Una storia peculiare, al momento non ci ho pensato, col senno di poi, dopo 2 anni, guardando in prospettiva questo avvenimento bruttissimo, che non auguro a nessuno, soprattutto alle persone che considerano veramente i cani come persone di famiglia, ce n'è qualcuno che li umanizza, io sono una. Ma col senno di poi, forse, dico sempre, la mia cagnolina forse non è morta in vano, perché da lì io sono ripartita ma molto molto propositiva. Non è solo l'apertura di un canale di YouTube, non è niente, in realtà sono rinata poi, e amo sempre pensare che il mio cane sia parte di questa storia un po' strana che mi riguarda. Altra cosa è non solo di non isolarsi, di far rete con altre persone che hanno così subito le stesse eventi brutti, c'è chi ha perso un parente, c'è chi ha perso il figlio, c'è chi ha perso, e fanno bene queste persone a trovarsi nei gruppi, a far rete in questo senso, ma anche continuare a curarsi la propria persona. Avevo la tendenza anch'io di stare a letto, di neanche lavarmi, di non mangiare, l'ho fatto in maniera tremenda in quei giorni, di non mangiare niente, sbagliando, perché ad un certo punto ero veramente debilitata. Invece continuate a prendervi cura di voi, perché è solamente da un buon equilibrio, quantomeno se non psico ma quantomeno fisico, da cui si può ripartire più forti di prima. L'ultimo punto è importante: non rimanete immobili nel vostro dolore, fate un passo anche sbagliato, reagite in qualsiasi maniera vi sembri opportuna e anche non opportuna in quel momento. Tutto è meglio di stare a letto senza muovere un dito, senza raggiungere il mondo fuori, perché quello vi può portare, se poi ci aggiungiamo anche gli eventi fuori, Covid piuttosto che guerre, piuttosto che altri eventi traumatici globali che si aggiungono alla nostra tristezza, quello può veramente tenerci ancorati a un girone di negatività che si protrae per mesi e anche per anni, e non è giusto così. Per cui vi prego di fare anche un minimo passo, può essere anche aprire un libro, leggere una parola che vi possa essere di conforto. Bene, con questo chiudo, torno a salutare Mariangela, mando un bacio a lei e a Gea.